A guerra una vince che è più forte, a vince che è più brava a sbattare. L'omma che può fammene tutto cosa, non dà una paura di niente. Guagliù, stata senza pensiero. Tribù rossonera. Tribù di gente vera, buon sabato 4 di febbraio a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Meno un giorno al derby, meno un giorno per il nostro Milan che possa risorgere come l'Araba Fenis dalle sue stesse ceneri. Io ci credo. E tu? Buongiorno! Buongiorno, 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 tribù rossonera, tribù di gente vera. Come va? Come state con la vibra? Mi sono svegliato frizzantino in questa bellissima giornata di sole barcellonese e mi sveglio leggendo queste prime pagine e commenti di certi giocatori che già ci danno per morti. Jürgen Klinsmann, ex Inter, il biondo che faceva parte della triade tedesca con Matteus e Brehme negli anni 80, quando noi invece avevamo la triade olandese, gode della crisi del Milan. Nicola Berti, che noi tutti abbiamo amato, colui che diceva che da bambino tifava Milan e poi una volta che ha scoperto l'Inter ha capito che era un difetto di quando era piccolino, poi è cresciuto e ha capito cosa vuol dire veramente tifare una squadra. E ci dà sconfitti per 2-1. Sono queste le frasi che dovrebbero tirar fuori lo spirito Casciavit che sempre ci ha accompagnato. E andare domani e lottare col coltello tra i denti per portare a casa questo risultato. La Gazzetta dello Sport oggi apre con il derby spacca. Squadra in ritiro, Inzaghi non può permettersi il settimo KO. Clima teso intorno a Pioli. Ecco tutte le mosse dei due tecnici, andatevela a vedere la Gazzetta perché sennò è veramente un giramento di testa prima mattina. Domani Inter Milan, chi perde rischia grosso. Da Meazza ai Maldini, da Rivera a Mazzola, quando sventolavano le vere bandiere. 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 Il Corriere dello Sport, meglio del Napoli, di Maradona. Gasperini in corona, Spalletti e gli azzurri una unica squadra. Lautaro sfida Giroud. Un derby senza fine. Ah, il Tutto Sport, casualmente, essendo giornale di Torino, parla dei guai di Zang, gli altri due niente. Perché è chiaro, andate a pizzicare l'Inter, loro che sono pizzicatissimi come la Juve, però il Marietto in esclusiva già l'ha tirato fuori questo, e andatevi a vedere il video di ieri. Demetrio Albertini, Milan colpo di fulmine, dice aveva un poster di Tardelli, poi si innamorò subito appena andò al Milan. È il derby dei nervi tesi su QS, quotidiano sportivo. Ma tra le tante notizie ce n'è una che arriva dal noto procuratore che immagino voi tutti conosciate, che è tra l'altro anche colui che si occupa del nostro carissimo Oliviero, lo Sparviero. Si è girato Giroud. Ebbene, nel gennaio del 2020, lo stesso Morabito, che ben vi sto dicendo, Vincenzo Morabito è l'agente e intermediario FIFA,
che è molto addentro nelle questioni di mercato, tanto italiane che inglesi, conferma che c'era un accordo tra Inter e Giroud. Ma le parti hanno ritardato nel concludere questo accordo. Alla fine, quella sessione, l'Inter decise di prendere Eriksen ed investire su di lui. Poi, dopo, sappiamo tutto quello che è successo con Eriksen. Lungi da me ridere e scherzare su dei problemi che ha avuto, che sono stati problemi seri. Ricordatevi quando si era accasciato con la Danimarca un paio d'anni fa, 3 anni fa. E Conte rimase lì. Poco dopo, Giroud firmò per il Milan, diventando un calciatore decisivo, che tra l'altro è diventato una vera e propria bestia nera per i nerazzurri. Infatti, l'anno scorso fu la sua doppietta, vi ricordate che da lì nacque la canzone Si è girato Giroud, vincendo 2-1 un derby che fino al 75esimo l'Inter stava vincendo e meritando di vincere 1-0, ma poi si capovolse tutto e in pochi minuti 1-1, 1-2 e bye bye. Cinterista prescritto. Cinterista da cartonato, ovviamente. Loro ci chiamano bilanisti e noi li chiamiamo cinteristi, che non si sa mai dopo quello che sta succedendo in Cina, Hong Kong, su Zhang, anche l'Inter possa essere risucchiata, come già in passato accadde con Fiorentina in C2, Napoli in C1, Palermo, Catania in Serie D, Chievo scomparso. Magari anche loro in Serie C. Chi lo sa? E dunque, perché ho voluto tirar fuori anche Giroud? Perché sono uscite tante voci anche sul suo eventuale passaggio all'Everton in questa sessione di mercato. Aveva offerto una cifra spropositata, ma Giroud ormai ha preso a cuore il Milan. È diventato uno di noi, davvero uno di noi, tant'è vero che arrivano delle conferme totali per quanto riguarda il giocatore rossonero, che parlando proprio la gente, quindi Vincenzo Morabito in questo caso, siamo molto vicini alla fumata bianca per il rinnovo di un altro anno di Oliviero, più opzione per un altro a 3 milioni e mezzo netti a stagione. Io ovviamente non sono contento di più, perché Olivier Giroud, per l'età che ha dimostrato di essere un vero centravanti, un vero numero 9, e si è preso da solo il peso dell'attacco di questo Milan, per quanto io più volte ho detto che la società doveva investire assolutamente su un altro attaccante, anche perché le squadre vincenti, secondo me, hanno sempre due bomber, non uno. Questa è la logica quasi di tutte le grandi squadre. E dunque io credo che a fianco a Giroud, se arrivasse un centravanti che possa garantire 20-25 gol e lui fare da spalla, anche perché Ibra, ragazzi, bisogna essere realisti. Ibra non so neanche se lo rivedremo in campo e se lo rivedremo. Dimentichiamoci di Zlatan. Zlatan è più una presenza mistica nel gruppo del Milan, ma dimentichiamoci di rivedere il grande Zlatan Ibrahimovic, che ci ha fatto godere tantissimo un decennio fa e soprattutto che ci ha portato quella spinta, quella grinta, quell'energia nello spogliatoio per poi vincere anche lo scudetto della passata stagione. E dunque, prima del derby arriva questa notizia importante da parte dell'agente appunto di Olivier Giroud, che conferma che è molto probabile che subito dopo del derby con l'Inter possa avvenire già questa fumata bianca, questa firma da parte di Oliviero Lo Sparviero. Questa è un'ottima notizia, a mio avviso, perché vuol dire che un senatore come lui, visto che Ibra non continuerà, sarà ancora presente in questo gruppo giovane, in questo spogliatoio, dando l'esempio di grande professionalità. Giroud è un grande professionista. È uno di quelli che Pioli veramente ha fatto bingo a trovare uno come lui nello spogliatoio. È uno di quelli che porta la carretta anche a Milanello del gruppo. E quindi, Deo gracias che possa continuare un altro anno o due ancora con il Milan, fino a quando vuole, fino a quando se la senta, però questo non toglie che il Milan un altro centravanti
lo dovrà comprare sì o sì. Per quanto io già ho detto, in questa sessione di mercato di gennaio, il Milan avrebbe potuto approfittare soprattutto di due giocatori già made in Italy, già fatti, come mettere, diciamo, una pezza in un certo senso. E parlavo di un Bonazzoli in uscita dalla Salernitana e un Belotti che non trova la quadra in quella di Roma. Per 6 mesi io credo che sarebbero stati utili alla causa rossonera. Però così è andata. Speriamo perlomeno che giugno sarà un mese di quelli che ci porterà un altro grande bomber che in prospettiva possa diventare un vero campione proprio come Olivier Giroud. Un like, iscrizione, grazie a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, gli abbonamenti in basso mi raccomando per partecipare, oppure le donazioni se non puoi in questo modo, ce n'è per PayPal, conto corrente, potete farlo in tutti i modi, mi raccomando sostenete la tribù perché cresca sempre di più. Noi ci rivediamo a un prossimo appuntamento, penso in giornata, non credo che oggi farò 3 video, anche perché è sabato e poi è una giornata che me la sto montando in un altro modo, adesso vediamo come va. Però è molto probabile che farò una livettina nel pomeriggio tarde serata, per analizzare le dichiarazioni di Stefano Pioli, che oggi ovviamente in conferenza stampa, credo alle 2, ci dirà un po' la rava e la fava tipica delle conferenze stampa. Vediamo un po' com'è, diciamo, a livello anche umorale, perché anche l'umore fa tanto, vediamo se è in confusione anche durante la conferenza oppure lo vediamo un fire, che è quello che noi tutti speriamo. Ti auguro un felice sabato, un bacio a tutta la tribù e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. E Nicola Berti e Klinsmann, se poi non succede, ma se succede, non succede, ma se succede, ciao.